Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo alla sesta domenica di Pasqua, fratelli e sorelle carissimi, incentrata su questo splendido Vangelo. E oggi, come tutti sappiamo, è anche la ricorrenza di Santa Rita. Non possiamo fare la messa dedicata a Santa Rita, ma certamente ne parleremo, anche perché Santa Rita, il Vangelo di oggi, è una di quelle che l'ha messo in pratica, ma non per scherzo, ma proprio di brutto, proprio sul serio. Gesù ha detto queste parole: se uno mi ama, osserverà la mia parola. Adesso facciamo subito un po' di esempi. E chi non mi ama, non osserva le mie parole. Allora, prima di introdurre Santa Rita, facciamo l'esempio di un po' di parole impegnative che ci ha detto Gesù nel Vangelo. Signore, quante volte dovrò perdonare a mio fratello se pecca contro di me? Ve lo ricordate, no? Fino a 7 volte? Cosa risponde Gesù? Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. 490, se uno volesse fare i conti, è difficile come faccia 490 peccati. Ma il marito di Santa Rita non ci è andato abbastanza vicino. Poi facciamone proprio una difficile per le mamme, dai, una proprio difficile. Chi ama il figlio o la figlia più di me? Bravi, chi è che ha risposto? Non è degno di me. Vediamo un pochino quante mamme se la sentono di fare così. Lo ami il Signore più di tuo figlio, più di tua figlia? Guarda che non è una cosa facile, eh? Poi vedremo Santa Rita che si è inventata, eh? Voglio vedere quanti sono capaci, o no? Poi un'altra bella cosa, se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, o no? Chi non prende la sua croce e non mi segue, la butta a mare perché è troppo pesante, non può essere mio discepolo. Questo citando il Vangelo, eh? Noi lo osserviamo tutte quante queste cose? Ecco, Santa Rita è una grande, perché adesso la introdurremo brevemente. Si chiamava Margherita Lotti, tanto per prima di diventare Santa Rita. Storia di Santa Rita. Quando nasce Santa Rita, penso che tutti quanti sapete, ci sta una rivista di Cascia che si chiama Dalle api alle rose, perché la nascita di Santa Rita ci furono le api e alla morte di Santa Rita ci furono le rose. Ragazzini, ragazzi piccolini, vediamo, le api che cosa fanno? Il miele. Ma il miele com'è? È amaro o è dolce? Oh, è dolce. Sapete che quando nacque Santa Rita, però le api pungono, si siete mannati a... Avete visto quelli che coltivano le api, che stanno tutti imbragati? Perché se te togli l'imbragatura, le api te fanno nero, giusto? Diventi tutta una bolla, te se mangiano vivo. Voi immaginate una bambinetta piccola così, no? Appena nata, se la scordano dentro la culla e ci trovano vicino un mucchio di api. Quando sono tornati i genitori, loro ce l'avevano i capelli, si sono messi le mani nei capelli, non era successo niente. Gironzolavano vicino alla bocca di Santa Rita. Pensiamo un po', no? Il miele vicino alla bocca. Questa santa sarebbe diventata una persona dolcissima, piena di amore, piena di delicatezza, piena di bontà. Sarebbe passata alla storia come una che non soltanto mette pace dovunque, qui nei paesi, anziché attizzare gli animi, cercare sempre di calmarli, di costruire, di farli conciliare, no? Dopo aver cercato di farlo in maniera eroica dentro casa. Vabbè, insomma, a un certo punto questa ragazzina, che era nata a Rocca Porena nel 1371, spero di ricordare bene, 6 chilometri da Cascia, da piccolina andava sempre a ritirarsi, chi c'è stato a Rocca Porena lo sa, sullo scoglio di Santa Rita. Cominciò a coltivare un grande rapporto con il Signore e sarebbe voluta diventare una suora, però papà e mamma non erano tanto d'accordo e gli avevano scelto, perché a quei tempi non è che uno se lo sceglieva, te lo sceglievano, lo sposo che tra l'altro non era un granché sotto nessun punto di vista, né esteriore e né tantomeno interiore. Lo sposo di Santa Rita si chiamava Paolo Mancini. Che ha fatto Santa Rita?
ha obbedito ai genitori, ha rinunciato a entrare in monastero e è andata in sposa ad un uomo che, punto primo, non conosceva, punto secondo, non era attraente, punto terzo, che dopo qualche giorno ha cominciato a fare a casa il diavolo a quattro. Conoscete i diavoli a quattro? E sta povera Santa Rita si è presa pure un sacco di botte, sapete? E pare che qualche volta ci ha avuto pure qualcosa rotta, capito? Si è andata in ospedale e con quest'uomo ci ha fatto due figli. Oh, e che ha fatto Santa Rita secondo voi? Oh, prendiamo le botte. Che faceva Santa Rita quando prendeva le botte, secondo voi? Offriva le botte che prendeva, diceva: Signore, ne hai presi di più tu sulla croce, e pregava per la conversione del marito. Sapete che a quei tempi, chi di voi ha studiato un po' di storia, ragazzi? Vi ricordate che nel Medioevo, qui siamo più o meno ai tempi di Dante Alighieri, no? Siamo nel 1300. Chi c'erano in Italia? C'era la guerra, no? Tra i papisti e i laici, diremmo oggi, quindi i guelfi e i ghibellini. A secondo voi il marito di Santa Rita chi era? Era ghibellino, quindi era un mangiapreti, era un anticlericale, quindi era pure questo. Quindi Santa Rita stava pure dicendo: mio marito più o meno però è un sant'uomo. No, non è un sant'uomo, era pure un mangiapreti. Si era andata per conto suo, è tornata da mamma a Rocca Moreno. Non è tornata da mamma, è rimasta al posto suo, si è presa le botte e pregava per la conversione del marito. Che succede? Che a un certo punto, a forza di botte e di preghiere, il marito un bel giorno si converte. Lo sapete questo qui? Si è confessato, è tornato in chiesa, si è fatto pure la comunione. Guarda un po', vedete come si fa. E se Santa Rita, vediamo un po', fosse tornata a casa, quello si convertiva, il marito? Secondo voi? Se fosse tornata da mamma, si convertiva? E non si convertiva, no. È costato un grande sacrificio? Sì, d'accordo. Io non lo so se sarei capace di prendermi le botte se fossi una donna e da un marito. Non è che sto dicendo che non capisco, non è una cosa semplice. Ma queste sono le testimonianze della vita. I cristiani campano così, amici miei, non campano come campano i mondani di oggi, eh? Quindi per questo che noi dobbiamo confrontarci con questi esempi. Oh, che succede? Poi ci mettete in mezzo le mani forse il diavolo, o forse anche il nostro Signore. Sapete che succede, no? Quando un mezzo delinquentello ridiventa buono, che fa qualche volta? Prima che ci ripensi, se lo porta con sé. È soltanto che il marito di Paolo è morto di morte violenta, perché che è successo? Lui era diventato più buono, quindi vecchi amici suoi, dice, questo ha cominciato a entrarci in conflitto e lo hanno ammazzato, a coltellate. Santa Rita si l'ha ritrovato morto in una pozza di sangue sulla soglia della porta di casa. E secondo voi Santa Rita, con gli assassini del suo marito, che ha detto? Muove faccio vedere io, muove rompo le ossa, muove tiro il collo. Ha fatto così? Li ha subito perdonati. Poi però c'era un problema. Siamo nel Medioevo, noi oggi non le capiamo tanto queste cose. I figli erano cominciati a diventare grandicelli. Ti ammazzano tuo padre, l'onta si lava col sangue. Quindi io adesso mi informo, lo trovo io che ha ammazzato mio padre, mi dispiace tanto, ma tu hai ammazzato, io ti ammazzo. Non è uno scherzo. Qua qui forse a Sermoneta si sono vissute queste cose, questo è un borgo medievale, quindi a quei tempi sicuramente c'era la stessa mentalità, anche qui puoi tranquillamente giurarci. Magari qui c'erano più guelfi, dopo, qui era un ambiente, una volta era un ambiente un pochino più cattolico, oggi non lo so, però questo è un altro discorso. Torniamo a Santa Rita. Allora, che cosa fa Santa Rita? Ecco qua, chiama, attenzione, già abbiamo visto un po' di Vangelo, penso che non c'è bisogno che mano a mano che parlo vi ricito le frasi che ha detto Gesù, perché le stiamo già vedendo tutte quante, no? Il perdono, e quindi l'eroismo, il prendere la croce, il prendere le botte. Ma chi ama il figlio o la figlia più di me è difficile, eh? Che cosa ha fatto Santa Rita? Vedendo che i figli avevano questa intenzione, ha detto al Signore, vediamo, alzi la mano chi è capace, Signore, piuttosto che i miei figli facciano una cosa del genere, cioè uccidano gli assassini di mio marito, prenditeli, falli morire. E secondo voi il nostro Signore che ha detto? Ma che sta sta preghiera? Ma che mo te rinchiudo al manicomio? Ma che pensi così dei figli? Ha
Ha detto così nostro Signore. I miei figli sono morti tutti e due. Un bel giorno, un bel temporale, un bel fulmine, morti tutti e due. Gli è dispiaciuto secondo voi a Santa Rita che i figli sono morti? E come no? Tanto, ha pianto e ha pianto tantissimo, perché non è una cosa bella. Però meglio morti in cielo che peccatori vivi ma all'inferno. Voglio vedere quante mamme oggi in coscienza e nel cuore sarebbero capaci di fare questa preghiera. Spero tante, però non è mica finita, ancora deve cominciare la storia di Santa Rita. Nel frattempo lei stava mettendo pace con tutto quanto il parentato, perché era la pacera, quindi ha riconciliato questo mondo e quell'altro. Poi un bel giorno dice: beh, mo c'ho 40 anni, perché è arrivata quasi a 40 anni, dico, mo mio marito è morto, i figli non ce l'ho, coroniamo il sogno dell'infanzia, andiamo a bussare al monastero. E bussa al monastero di Cascia. Solo che però, capite, la storia di Santa Rita era diventata un po' complicata. Le suore dicono: questa gli hanno ammazzato il marito, ma morti figli, ho tutto sto macello. Dice: prega a casa, insomma, il monastero è meglio di no. E sapete che è successo? Non lo so chi di voi ci crede, ma una bella notte, San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino prendono Santa Rita e te la portano dentro il monastero, nella sala dove stavano pregando le suore. Miracolosamente, capite, la superiore a un certo punto se vede questa dentro casa col monastero con le porte chiuse. E quindi, che è successo? Dice: ah, signore, vabbè, ho capito, va bene, ti facciamo entrare in monastero, però mo vediamo se resisti. E gli hanno reso i primi tempi la vita impossibile. Una cosa, si è andata al monastero di Cascia, si vede ancora, l'hanno cominciato a umiliare e a mortificare in una maniera indicibile. Per esempio, sapete cosa gli hanno fatto fare? L'obbedienza eroica. C'era un ramo di vite secco, completamente secco, e gli dicevano: tu tutte le mattine lo devi innaffiare, il ramo secco. Voglio vedere chi di voi avrebbe innaffiato. E lei l'ha innaffiato. Ma sapete che è successo poi? Che il ramo è risorto e che è diventata una vite che ancora adesso produce, dopo quasi 600 anni, grappoli e vino buonissimo. E poi sapete che altro è successo nel monastero di Santa Rita? Che ci sono andate le api murarie, e guardate che c'erano pure qui dietro, mi hanno detto, dietro la statua di Santa Rita qui, avevano fatto i bucherelli, e ancora adesso ci stanno le api murarie, quelle api dell'infanzia che... Alla fine si colloca la storia che tutti sappiamo, tutti quanti penso lo sappiamo, che un giorno Santa Rita prega davanti al crocifisso, che era un affresco che si trova nella parte alta del monastero, e chiede al Signore di rendersi, siccome ancora non gli erano bastate tutte quante le croci, dice: guarda, fammi capire un po' quanto hai sofferto per noi, fammi che... E c'era quel miracolo della spina. Attenzione che quella spina, Santa Rita diceva che sarebbe impazzita per una spina della corona dal dolore se la grazia di Dio non l'avesse sostenuta. Gli ultimi due miracoli: c'era l'anno santo e Santa Rita voleva tanto andare a Roma a fare quest'anno santo, a vedere il Papa, solo che non si reggeva in piedi con la spina. Che ha fatto nostro Signore? Perché guardate, quando poi nostro Signore vede che noi siamo così tanto devoti e obbedienti, ci ricompensa. Sapete che succede? Il giorno prima della partenza la spina scompare e stava fresca come una cosa. È ita a Roma, si è fatta pellegrinaggio, è tornata la spina subito, appena rientra dal monastero si ricomincia. Dopo poco muore, e che cosa succede? Sul letto di morte, ecco le rose, esprime un desiderio. Scusate se oggi mi sono dilungato un po', però penso che ne valia la pena. Dice: non era l'estate, era inverno. Dice: vorrei tanto sentire l'odore delle rose del mio giardino di Rocca Purena, dove c'era un metro di neve. Solo che la cugina va nell'orto di casa sua e in mezzo alla neve, se qualcuno ha mai visto questa cosa qui alzi la mano, c'erano due rose spuntate. Le ha prese e le ha portate. Voi capite che le rose vi fa pensare qualcosa? Rosa, la rosa è il fiore di chi la crede? La rosa è il fiore della Madonna, per questo che il rosario, che noi diciamo in questo tempo, significa corona di rose, letteralmente. E che cosa stava dicendo? Rosa rossa proprio, la Madonna è anche chiamata la rosa mistica.
che la vita di Santa Rita, insomma, non proprio uguale, però la vita della Madonna un po' gli ha assomigliato, o no? È morta. È stata canonizzata da un papa nostro amico, che è il papa di Carpineto, grande, speriamo che lo fanno santo presto, Gioacchino Pecci, poi diventato papa Leone XIII, grandissimo papa, veramente un grande leone e un grande papa. Adesso, dopo la Santa Messa, quindi benediremo le rose, poi le rose sono un sacramentale, ricordano questo evento, come tutti quanti i sacramentali, soltanto avere la rosa dentro in casa porta la grazia di Dio. State attenti che quando le rose si seccano non si buttano al secchio, per nessun motivo, o le bruciate o conservate i petali da qualche parte che vi fanno bene. Diremo anche la supplica a Santa Rita e poi diremo un'altra cosa e poi concludo, che l'omelia oggi è stata lunghissima. Una preghierina che si chiama il responsorio di Santa Rita, ci sono 35. Sapete che Santa Rita adesso è diventata la patrona delle famiglie, delle donne infelicemente sposate, sapete? E anche la patrona dei casi impossibili e disperati, insomma, perché di cose impossibili nella vita sua ha fatto un bel po', sta a fianco a mezzo delinquente, sacrificare i figli purché non peccassero, quelli che te la portano miracolosamente in monastero, poi sparisce la spina, poi ritorna, insomma, ne fate un po'. La santa dei casi impossibili o disperati. Mia nonna, quando c'aveva qualche cosa grossa, recitava sempre questo responsorio di Santa Rita, una preghiera che non si trova quasi più. Provare per credere. E la reciteremo insieme, è a disposizione. Ma Santa Rita sbanca il paradiso, quindi soprattutto le cose più difficili e complicate, è bene affidarle a lei, perché sa bene quello che fa e il Signore l'ascolta. Non vi racconto tante cose, la mia famiglia con Santa Rita è compromessa proprio alla grande, mia madre, mio zio, mia nonna e io personalmente, adesso non c'è né tempo né modo, ma con cose grosse quanto una casa, quindi vi raccomando, Santa Rita è una fuori classe, quindi sia il nostro cuore con questa santa, ringraziamo il Signore per avercela data e facciamo in modo di soprattutto imitare gli esempi straordinari che ci ha lasciato. Siano lodati Gesù e Maria.